abbiamo concluso la riunione della segreteria politica, la prima segreteria politica dopo il congresso. D'ora in avanti terremo le riunioni regolarmente tutti i lunedì per fare il punto della situazione, delle questioni più rilevanti durante la settimana. Oggi ci siamo occupati di alcune questioni organizzative e anche di questioni di contenuto importante, le misure del governo sulla cosiddetta spending review, la legge elettorale, la questione relativa alle province. Sulla spending review noi siamo favorevoli alla cura dimagrante dello Stato, ma deve essere una cura dimagrante vera e giusta, vera ed equa. Questa cura dimagrante proposta dal governo non è né vera né equa. In particolare, la stragrande maggioranza dei tagli vengono fatti alle comuni, province e regioni, ma sono tagli sbagliati perché sono ancora una volta tagli lineari. Sono stati tanto criticati i tagli lineari del governo Berlusconi ed ora si rifà la stessa cosa. Noi diciamo che vanno fatti tagli nel pubblico e in particolare nel pubblico impiego, salvaguardando i comuni virtuosi e penalizzando quelli che spendono troppo. In Lombardia c'è un dipendente pubblico ogni 23 complessivamente, il rapporto di 1 a 23, in Sicilia di 1 a 14, quindi è quasi il doppio il numero di dipendenti pubblici in Sicilia rispetto a quello della Lombardia. La media nazionale è 1 su 18, il che significa che bisogna fare i tagli, ma non lineari, considerando là dove il pubblico impiego ha una presenza eccessiva e lì intervenendo. Quindi sì alla cura dimagrante dello Stato, ma fatta in modo equo e fatta in modo effettivo, senza tagli lineari agli enti locali, senza tagli lineari alla sanità. Il 24 luglio ci sarà la protesta dei comuni a Roma, dell'ANCI, e noi sosteniamo questa protesta perché la manovra è una manovra sbagliata nei contenuti. Sulle province, il governo ha deciso di fare un pasticcio. Aveva detto cancelliamo le province, poi di fronte alle proteste di alcuni, soprattutto nel sud, ha detto no, non le cancelliamo, facciamo degli accorpamenti. In questi giorni, nei prossimi giorni, capiremo che cosa ha in mente il governo. Noi abbiamo difeso le province perché riteniamo, abbiamo sempre tenuto questa posizione, la Lega, che le province sono un ente intermedio tra comune e regione che svolge servizi utili. Ma vogliamo sfidare il governo. Se vuole davvero cancellare le province, vada fino in fondo e cancelli anche le prefetture. Questa struttura, le prefetture, che rappresenta lo Stato nelle varie province, è una struttura che costa, che svolge compiti ormai secondari, e noi chiediamo, diciamo al governo, se ha il coraggio di andare fino in fondo e di incidere sulla spesa pubblica, che faccia questo passo. Se vuole cancellare le province, togliere di mezzo le province che sono enti democraticamente eletti, faccia lo stesso anche con le prefetture. Sulla legge elettorale, infine, domani presenteremo la nostra proposta di legge elettorale, che prevede
l'introduzione della preferenza e che prevede lo sbarramento regionale oltre che nazionale in alternativa, ma soprattutto, ed è la novità, oltre alla preferenza, un premio alla coalizione che superi il 45% minimo, un premio di governabilità. Non è il premio di maggioranza che viene dato ad un partito o una coalizione per avere più deputati. È un premio che garantisce la maggioranza di governo, ma la coalizione deve superare il 45% complessivamente dei voti validi. A quel punto viene attribuito il premio di governabilità che consente alla coalizione di governare. La preferenza, reintroduciamo la preferenza sulla base delle circoscrizioni elettorali attuali, perché in questo modo si supera quella accusa che viene fatta all'attuale legge di non consentire ai cittadini di esprimersi e di scegliere il proprio rappresentante. Ci sono altre cose nella legge elettorale che verranno illustrate domani al momento della presentazione, domani a Roma, ma oggi la segreteria politica ha dato il via libera a questa iniziativa che verrà presentata domani al Senato. Siamo contro il bipartitismo, siamo favorevoli a garantire la governabilità, premio di governabilità, ma vogliamo anche che i cittadini possano tornare ad esprimersi. Ci sono circa 40 proposte di legge presentate giacenti al Senato sulla legge elettorale, il che denota la grande confusione che c'è. Noi vogliamo portare chiarezza con un sistema semplice che non stravolge l'attuale impianto, lo migliora, ma soprattutto che garantisce per noi un principio fondamentale, e cioè che le maggioranze si scelgono prima e non dopo. Bisogna dire ai cittadini prima delle elezioni qual è il programma di governo, qual è il candidato premier, quali sono gli alleati e le alleanze con cui si vuole governare durante la legislatura. Queste sono le questioni principali che abbiamo discusso oggi in segreteria politica. È stata una riunione per molti, è stata la prima volta, mi pare che ci sia un buon clima, non ci sono stati contrasti di nessun tipo, Bossi era presente, erano presenti tutti i membri della segreteria. Mi pare che anche questo sia un segnale importante che è utile per la ripresa dell'attività politica della Lega dopo il congresso del 1° di luglio. Io ho concluso, se ci sono domande. Sì, noi proponiamo di mantenere lo sbarramento al 4% su base nazionale anche per quei partiti che entrino in coalizione, mentre oggi se tu sei in coalizione lo sbarramento ce l'hai più basso del 4%. 4% su base nazionale, però considerato che ci sono partiti come la Lega che sono molto forti sul territorio e fanno della territorialità una propria caratteristica, non è una limitazione, proponiamo in alternativa uno sbarramento su base di circoscrizione, cioè il raggiungimento del 6% in almeno 3 circoscrizioni, il che equivale al raggiungimento dello sbarramento su base nazionale del 4%. Questo alla Camera. Al Senato lo sbarramento su base regionale, perché questo è il collegio elettorale, è del 6%. Non è proprio l'8, varia a seconda del... Esatto. Come valuta l'eventuale alleanza con il PDL per il futuro? Forza Italia. Ma prima vorrei capire che cosa succede lì. Vorrei capire che cosa succede. Secondo punto, come ho avuto modo di dire, la questione alleanze per le elezioni politiche del 2013 è in fondo all'agenda delle cose che devo fare e che abbiamo in animo di fare.
La prima è l'organizzazione degli Stati Generali, siamo a buon punto, Stati Generali del Nord che si terranno 28 e 29 settembre a Torino al Lingotto e sarà un punto per noi fondamentale, un momento fondamentale perché avremo un confronto con i rappresentanti del mondo dell'impresa, del sindacato, della società, delle regioni del Nord per meglio definire la nostra azione, il nostro programma. Io voglio fare il nuovo manifesto della Lega e deve uscire da quella due giorni. Questo è il primo punto nella mia agenda. Le alleanze sono al 25° punto. Però il segretario della Lega non parla, quindi non lo dice che fai tu con Berlusconi. L'ha detto e io gli ho detto che primo non è una questione di cui si occupa il segretario della Lega Lombarda, ma il segretario federale. E secondo che anche lui ha tante cose da fare e che metta la questione alleanze d'ora in avanti in fondo alla sua agenda. E mi ha detto va bene. Non poteva dire diversamente, naturalmente. Ma Radio Padania è il luogo del confronto, chiunque può telefonare e dire quello che pensa, è giusto, è bene che sia così, ma un conto è chi partecipa al dibattito, un conto sono i dirigenti della Lega. La questione delle alleanze è una questione, come ho detto al congresso, di competenza del Consiglio federale e del segretario federale. Gli altri esprimono opinioni, benissimo, ma la decisione sarà presa al momento opportuno dal Consiglio federale su proposta del segretario federale. Questo è lo schema. E al momento opportuno vuol dire al momento opportuno. Non prima di Natale, quindi. Insisto non sull'alleanza ma su un'altra cosa, sulla vostra proposta di legge elettorale. Secondo, se il premio di governabilità arriva soltanto dopo il 45%, realisticamente, non obbligatoriamente, anche se voi vi dovreste alleare col centro-destra, se dovesse difficilmente di tagliare la presenza di Grillo qualche una coalizione arriverà al 45%. Questo significa che la coalizione si farà dopo l'elezione? No, la coalizione potrà arrivare al 45%, se non arriverà al 45%, questo è lo schema della nostra proposta di legge. Sono previsti dei meccanismi diversi per garantire comunque il mantenimento dell'accordo preso prima delle elezioni, la scelta del programma e del candidato premier senza quindi fare la scelta dopo. Ma il meccanismo è questo qui. Rispetto alla prossima elezione, la Lega avrebbe dentro o fuori? Questa proposta la pensare che dovreste anche dentro. Cos'è la grossa coalizione? Non ho. Su questo punto non ci sono possibilità, cioè la scelta viene fatta prima, la grande coalizione è una cosa d'emergenza come avviene adesso, che mette insieme chi ha vinto le elezioni e chi ha perso le elezioni. È una coalizione innaturale, la chiamerei coalizione innaturale più che grossa coalizione, non ci interessa. No, non escludiamo niente. Partecipiamo al dibattito sulla legge elettorale nel caso che la Lega si presentasse alle elezioni. Quindi l'ho detto chiaramente, no? Il nostro obiettivo è di diventare il partito egemone del Nord, modello CSU. Questa è la strada maestra che intendiamo seguire. Siamo attenti ovviamente a tutto quello che succede a Roma, compresa la legge elettorale, e presentiamo la nostra proposta domani sulla legge elettorale. Con chi? Con voi, questo gruppo della Zimamo. Da come ha parlato con lei?
non ho nessuna idea di che cosa sia questa cosa qui. Cioè, No, ripeto, c'è un buon clima di collaborazione, tutti hanno partecipato al dibattito, tutti hanno partecipato alla discussione, si è prolungata anche oltre i termini perché ci sono stati approfondimenti anche su altre questioni, sulla spending review, sui tribunali. Quelle che vi ho citato sono le questioni più rilevanti che abbiamo trattato, ma ce ne sono state tante altre, quindi sono molto soddisfatto di questa prima riunione della segreteria politica. E sono in alto, in altissimo, sono i primi posti, alcune le abbiamo già fatte, ne ripeto tre, quella di fare immediatamente, consentire la compensazione tra debiti e crediti per quegli imprenditori che hanno un credito nei confronti dello Stato perché hanno fornito servizi per esempio ai comuni e hanno un debito che è il debito fiscale. Oggi devono pagare le tasse e i soldi dallo Stato li prenderanno fra 2, 3 o 4 anni. Proponiamo l'immediata compensazione, 100% di compensazione. Secondo punto, un taglio immediato, un dimezzamento dell'IRES per le piccole e medie imprese, cioè meno 15 punti, 14 punti percentuali di tasse da subito per 2 anni alle piccole e medie imprese, per consentire loro di riprendere l'attività, di aumentare quindi il fatturato delle imprese, di aumentare i consumi e di aumentare le entrate in modo virtuoso. Terzo, questi sono i due punti, la compensazione del debiti e crediti, il taglio di 15 punti. Terza questione che riguarda le banche. Abbiamo detto, le banche hanno preso decine di miliardi, centinaia di miliardi di bond al tasso dell'1% dalla BCE e usano questi soldi non per finanziare le imprese come dovrebbero fare, ma per comprare i titoli che mettono in cassaforte, cioè per patrimonializzare se stesse. Non è questa la finalità dell'aiuto pubblico. Se le banche dovessero continuare a non dare i soldi alle piccole imprese, noi diciamo che devono essere immediatamente commissariate dal governo, che entra nelle banche per garantire la funzione del credito alle piccole e piccolissime imprese, che se no muoiono, se no gli imprenditori si suicidano e continueranno a farlo. Queste sono tre delle proposte che abbiamo fatto e che abbiamo presentato come emendamenti della Lega al decreto sullo sviluppo. Altre proposte le faremo nella spending review, le ho citate prima, e la manovra complessiva sarà completata alla fine di settembre con gli Stati Generali, dopo aver ascoltato durante il mese di settembre, e alla fine faremo le conclusioni, le parti sociali e il mondo delle imprese delle regioni del nord. Ma no, voi questa scaletta che orientamento avete rispetto alle grandi riforme appunto per il Bravo? Noi abbiamo approvato al Senato una grande riforma costituzionale recentemente che prevede tre cose: riduzione del numero dei parlamentari, Senato federale e elezione diretta del Presidente della Repubblica. È un pacchetto complessivo che ci vede favorevoli, l'abbiamo sostenuto, lo sosterremo. Mi pare che il PD non sia di questa opinione e quindi chi non vuole le riforme non è certo la Lega. Ci sono i tempi per approvarla definitivamente? Sì. Ci sono i tempi perché venga approvata ed entri in vigore subito, compresa la riduzione dei parlamentari? Sì, se si raggiungeranno i 2/3. Ora, non vorrei che qualcuno, specie il PD, faccia mancare il suo voto, e cioè non faccia raggiungere i 2/3, impedendo così che entri in vigore la riforma, che è Senato federale, che è una cosa che la Lega vuole, elezione diretta del Presidente della Repubblica, che è una cosa buona perché dà il potere di scelta ai cittadini, e soprattutto riduzione dei parlamentari. Queste tre cose non sono nel libro dei sogni, sono in una proposta di riforma costituzionale che andrà in discussione al Senato fra poco,
Ci sono i tempi per approvarla? Sì, se c'è la volontà di tutti si può fare, e la politica in questo caso darebbe un segnale di vitalità molto importante. Grazie. Pito. Ah, non lo so, non... chiedetelo a Berlusconi. Mi spiace per il Milan certamente, perché però confido sul fatto che ci sia un investimento sui giovani. Compri i giovani per il Milan e rilanci la squadra con grandi ambizioni. Investire sui giovani è sempre una cosa positiva. La Lega l'ha fatto, lo sta facendo, il cambiamento c'è stato nella Lega, il rinnovamento è in atto, un rinnovamento vero. Puntiamo sui giovani, l'avevo detto in un'altra occasione, Largo ai giovani è uno dei miei punti di riferimento assieme al merito, premiare chi vale e chi lavora. Con questi due punti di riferimento noi andremo molto lontano come Lega, e sarebbe bene che si facesse anche, Berlusconi lo facesse anche per il